campionato del mondo di ginnastica ritmica. Queste ragazze hanno veramente, Emanuela Maccarani ha vinto 150 medaglie nella sua carriera con questa squadra, appunto, come ha raccontato anche nel suo libro. Ci voleva un campionato del mondo così. Sì, era ora. 35esimo mondiale, però insomma più della metà di questi anni hanno visto l'Italia sempre protagonista a tutti i livelli, competizioni internazionali, olimpiadi mondiali, europee, una storia che Emanuela è da sempre, diciamo, l'artefice di questo gruppo che si è rinnovato nel tempo, generazione dopo generazione, è un orgoglio del paese, un'eccellenza. Sappiamo visto che magari giocare in Italia può dare qualche pressione particolare, però è meglio averla e soprattutto insomma è un'occasione strepitosa per far conoscere al nostro pubblico, al paese, diciamo, questa squadra che sicuramente è il ferrocchiero del sistema sportivo italiano, non solo. Senta, siamo stufi di sentir dire che la ginnastica ritmica che è uno sport minore. Ma chi lo dice è un ignorante, poco conoscitrice della materia, un movimento che coinvolge numeri impressionanti, anche a livello di squadra, se voi andate a vedere la partecipazione quanti qualitativa, rende l'idea di che cosa stiamo parlando. La verità è che lo sport è una di quelle cose di cui ha torto ragione, diciamo, ci sono molti tutologi, insomma nel caso ginnastica ritmica sappiamo bene che cosa rappresenta e che peso c'ha anche e soprattutto a livello del Comitato Olimpico Internazionale, non a caso la ginnastica, diciamo, classico, ritmo e quello che sia, qualunque cosa, oggi è considerata, diciamo, una disciplina, diciamo, che sale sul podio degli sport più importanti del programma olimpico.